I primi divieti di sosta sono scattati questa mattina alle 8 nella parte alta della città di Arezzo, la zona rossa, per quanto riguarda l'arrivo della 99esima edizione del Giro d'Italia. Sentiamo il sindaco e l'assessore allo sport Lucia Tanti, come vivono questa vigilia, quali sono le raccomandazioni per i cittadini. Diciamo che io devo chiedere un po' di sforzo di pazienza ai miei concittadini, perché sicuramente ci sono delle strade chiuse, ci saranno difficoltà a trovare parcheggio, perlomeno durante le poche ore prima dell'arrivo del giro e per qualche ora dopo, però il tutto ne vale la pena. Abbiamo cercato di fare in modo che questo stress, che è evidente che c'è, potesse essere attenuato il più possibile, accompagnandolo con informazioni, sia come grazie a voi, sia anche grazie ha un numero della Polizia Municipale che è sempre da mercoledì ormai attivo per poter aggiornare se ci sono aggiornamenti, oppure per poter ricordare se ci sono persone che ovviamente possono non ricordare alcuni momenti sia di sospensione del traffico che di sosta vietata. Ci sono 3 pattuglie in motocicletta che sono a disposizione nei tratti extraurbani e che nonostante la chiusura del circuito sono disponibili per le emergenze dell'ultimo minuto. Ricordo che alla Tirreno Adriatico c'è stata una signora che ha partorito, è stata accompagnata di gran carriera da un'ambulanza in ospedale, scortata dalla Polizia Municipale. E se nella vigilia di questo Giro d'Italia metà dei vigili oggi sono in sciopero, domani tutti al lavoro per assicurare una logistica quanto più perfetta possibile per questo grande evento nella città di Arezzo? Oggi sono in sciopero, circa un 50% della polizia ha fatto sciopero, potevano scegliere un'altra data, sarebbe stato meglio. Comunque li ringrazio in ogni caso per quello che hanno fatto e che faranno ancora domani. Ringrazio anche le altre forze dell'ordine, i volontari, tutti quelli che si sono dati da fare e che domani terranno ferme gli accessi alla parte rossa, come diceva lei, del circuito nel quale non si potrà più accedere dalle 13:30. L'attesa è in via Ricasoli per un doppio passaggio, il primo e poi l'arrivo, sperando che la maglia rosa vada su spalle italiane.